Buona domenica. 10 anni di Proximis, 10 anni al servizio della comunità attraverso il microcredito. E questo l'oggetto di un importante convegno organizzato in Assindustria a Mantova. Questo è un cammino che abbiamo compiuto ormai da 10 anni, che è arrivato inaspettatamente con il concorso di tanti attori diversi. In questo senso si è costruita proprio una rete di prossimità nel territorio. Questa esperienza ci ha mostrato come la crisi economica abbia colpito duramente il nostro territorio e ci ha permesso di incontrare tantissime famiglie che altrimenti non avremmo potuto incontrare in precedenza. Ha modificato il nostro modo di essere centro di ascolto e ci ha insegnato anche come accompagnare le famiglie nella fase della difficoltà economica. Oggi è una giornata molto importante perché il microcredito alle persone bisognose, quando è partito 10 anni fa, la Fondazione Comunità Mantovana, che oggi mi onoro di rappresentare, allora no, fu tra i primi, forse i primi, che sposarono questa iniziativa, perché poter aiutare, ed è la nostra mission, le persone più bisognose anche con il credito è stata una cosa molto molto positiva e che oggi ha un riscontro, devo dire, e lo vediamo in questi 10 anni di compleanno, importante. Grazie, perché noi tutti siamo consapevoli che decidere di chiedere aiuto, uscire dal silenzio, non è facile. Oggi intende essere soprattutto un momento di festa condivisa e la tappa di un percorso che abbiamo portato avanti grazie al contributo di ciascuna realtà attiva nel territorio a sostegno delle persone più fragili. Il tutto nasce centrato intorno al microcredito sociale, a questa sperimentazione, ma nel tempo sono tante le misure che si sono attivate a supporto delle persone in difficoltà, da forme di natura finanziaria, il microcredito, il prestito della speranza e il contrasto al sovraindebitamento, ai contributi a fondo perduto che negli anni ci hanno permesso di distribuire oltre 1 milione di euro e di realizzare 1.594 interventi sul territorio. Il dato sul microcredito locale, ovvero gli 86 progetti di microcredito sviluppati in questi 10 anni, con 180.000 euro distribuiti su questi progetti e il tasso di rimborso al 96%, ci dice sostanzialmente che i poveri, se messi in condizione, sono in grado di ottemperare i loro impegni. Il nostro territorio in questo modo ha anche comunque uno strumento di contrasto all'impoverimento, ecco, delle famiglie, alle fragilità delle famiglie, uno strumento attivo che attiva la responsabilità e che attiva il protagonismo, ecco, delle persone. Questo credo che sia molto bello, sia un segno che possa in qualche modo essere sviluppato. Poi in questi anni è stato molto importante anche il consolidamento nella rete delle relazioni, non solo con le persone ma anche con i servizi, che ha permesso di sviluppare proprio una rete di prossimità efficace e che nel tempo si è aggregato ulteriori soggetti. È stato estremamente positivo il fatto che potessimo avere sia delle misure di microcredito che delle misure di aiuti a fondo perduto, mettendo a sistema queste due realtà in modo tale che le famiglie che ci contattavano ci rappresentavano la loro situazione, ma in qualche modo, se non potevano accedere al microcredito, non rimanevano prive di risposte. Questo credo che sia estremamente importante. I numeri sono importanti perché oltre 1.100.000 euro distribuiti in 10 anni, il 50% con misure di accesso al credito, il 50% con misure di aiuti a fondo perduto, e ci ha permesso di raggiungere 1.650 famiglie e quindi anche di strutturare una serie di interventi nel territorio. L'altro elemento importante è che noi abbiamo aggregato delle risorse che sono poi state rimesse completamente in circolo nella comunità locale. Credo che lo stesso gruppo promotore del fondo di garanzia del microcredito, che vede insieme la diocesi con la Fondazione La Comunità Mantovana, l'Associazione Industriali e Rotary Club Mantova, dica anche come questi quattro soggetti, che sono in fondo diversi per finalità e per prerogative, abbiano potuto convergere sullo stesso obiettivo, ma poi anche, credo molto importante, i rapporti che abbiamo con tutte le altre misure che sono state attivate, con la Fondazione San Bernardino di Milano per il tema della prevenzione al rischio usura delle famiglie e il sovraindebitamento, uno dei fenomeni che si sta segnalando
arrivando come sempre più rilevante nel territorio, perché una famiglia su tre che accede negli ultimi anni al servizio Proximis è in una condizione di sovraindebitamento, ma poi soprattutto un lavoro costante con i servizi sociali dei comuni della provincia, con i servizi sociosanitari e quindi con la rete, ecco, dei soggetti che in qualche misura, sia per compiti istituzionali o per finalità proprie, ecco, si mettono a disposizione di questo tipo di fragilità. Intanto sono qui per ringraziare. Per ringraziare Caritas e il progetto Proximis, perché da 10 anni, questo è il 10° anno, fa un lavoro prezioso per ridare dignità, autonomia, capacità di gestione del proprio bilancio personale a persone in difficoltà ma che hanno le capacità di rialzarsi, e questo è un successo. Se pensiamo che il tasso di restituzione del microcredito è del 96%, ben più alto di qualsiasi tasso del credito, diciamo, tradizionale, dimostra che il patto che costruiscono con le persone è un patto solido, è un patto di fiducia, è un patto di cittadinanza. E sono anche qui perché per la prima volta il Comune di Mantova ha inteso sostenere non a parole ma con risorse questo progetto. Abbiamo pochi giorni fa deliberato 20.000 euro a sostegno di Proximis, che serve per aumentare anche la capacità gestionale e quindi la dotazione anche delle figure professionali che servono, e questo consente naturalmente di accelerare e anche di aumentare la platea delle persone, dei cittadini che vengono aiutati. Stiamo parlando di circa 1 milione di euro in 10 anni, questo è quanto il microcredito nella nostra città, nel nostro territorio ha determinato, e questo è certamente un'opera importante ed è giusto far squadra, e per come siamo fatti noi, quando crediamo in una cosa ci investiamo, non diamo semplicemente una pacca sulle spalle a un bravo, ci mettiamo risorse per dare una mano e rafforzare ancora di più l'iniziativa. Chiaramente la persona è al centro in tutti i sensi, perché se non c'è la persona al centro non c'è un'economia che fa veramente sviluppare, e Papa Francesco sappiamo che già dal 2013 nell'Evangelii Gaudium ha denunciato un'economia che uccide, un'economia che esclude. Finché ci saranno degli scartati, l'economia non può funzionare. È stato detto che Papa Francesco ha inviato una lettera ai giovani del mondo invitandoli ad Assisi dal 26 al 28 marzo per cambiare l'economia attuale, dare un'anima all'economia del futuro. Economia di Francesco, di cui parlo oggi, non è semplicemente economia di Papa Francesco, ma anche economia di San Francesco, perché l'evento si svolgerà ad Assisi, e quando il Signore ha detto a Francesco: vai e ripara la mia casa, questa casa è la Chiesa, ma può essere anche la casa comune, il nostro mondo, e quindi da San Francesco ci lasceremo ispirare per un'economia a misura di persona. Uno dei messaggi fondamentali della Laudato Si è: tutto è connesso, non possiamo non ascoltare il grido dei poveri e il grido della terra, perché sono lo stesso grido. E ci dice perché economia di Francesco, perché ad Assisi, chiaro, è Papa Francesco che invita, ma ad Assisi conosciamo un altro Francesco. E nella lettera d'invito Papa Francesco scrive: Francesco d'Assisi è l'esempio per eccellenza della cura dei deboli e di un'ecologia integrale. Mi vengono in mente le parole a lui rivolte dal crocifisso nella chiesetta di San Damiano: va Francesco, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina. Il merito è permettersi una vita che possa essere generativa, il merito è avere la possibilità di una vita che possa essere effettivamente una bella vita. E allora il merito è dare concessione di credito alle persone che a livello bancario normalmente non hanno la possibilità di accedere al credito, e quindi concedere quel credito a quelle realtà che portano poi un beneficio generale. Io spererei che all'interno della nostra banca ci fosse soltanto il 96% di restituzione in confronto al 100%, cioè a queste persone con maggiore difficoltà sono quelle persone che effettivamente sanno rispettare maggiormente quel valore di fiducia, di realtà e di rapporto di fiducia che c'è nei confronti anche della banca. Io credo che
sia davvero oggi tempo di un rinnovato coraggio, perché questo momento storico che stiamo interpretando, che in qualche modo ci è stato raccontato nella narrazione dei 10 anni, no? Di questi dati che in realtà hanno raccontato la vita, non lo sappiamo, la vita che è fatta di storie, di volti, di cammini, di singole persone, donne e uomini che hanno incontrato la realtà di Proximis. E io so la continua prossimità, la tenacia di questa relazione quotidiana che ha costruito questi 10 anni, quindi quel 96% di restituzione del credito erogato, in realtà è il percorso di una comunità che si è rigenerata, no? Che è stata quella di chi si è messo a disposizione al servizio di queste famiglie, e di queste famiglie che hanno fatto partire un percorso di richiesta di aiuto, di riattivazione di relazione. Percorsi che restituiscono dignità piena alle persone, riconoscendo che noi dobbiamo godere di diritti universali perché siamo tutti diversi. Grazie più grande è di chi veramente ha potuto risollevarsi e ripartire, e anche chi fa questo tipo di servizio e che sostiene questo servizio ha come ricompensa proprio questo. La generatività è reciproca, si aiuta qualcuno a ripartire e questo qualcuno ti restituisce che sei importante nella misura in cui tu fai ripartire. Ecco, la missione di Proximis è quella di favorire l'accesso al microcredito a delle fasce deboli della popolazione. Ecco, vorrei soffermarmi sul fatto che ci sono dei deboli, che non vuol dire che sono delle sottomarche di umanità, sono delle persone che prima si faceva quell'interessante discorso sul merito, che forse magari anche nei primi anni dell'accudimento non hanno avuto grazia, fortuna, felicità di persone che le hanno irrobustite. Come fare? Cosa dire a queste persone? La mia esperienza è che bisogna far sentire a queste persone che non sono un problema. Le persone hanno problemi, talvolta le persone creano problemi, si creano problemi, ma mai una persona è un problema. Una persona va sempre riscattata facendo riattivare in lei quella dimensione di fiducia, di autostima, specie quando avrebbe fatica ad aprire la porta per chiedere aiuto. La cosa più intelligente da fare quando si è colpiti e perciò diminuiti anche nella propria libertà è chiedere aiuto, e dall'altra parte che ci sia qualcheduno. Perciò io, pensando a questo servizio, vorrei sottolineare che l'obiettivo primario di Proximis è davvero un servizio per riattivare la dignità della persona. Ogni servizio sociale, ogni servizio ecclesiale, anche quelli più tecnici, hanno senso e sono validi nella misura in cui umanizzano le persone. E ora il messaggio del Vescovo Marco per il Mercoledì delle Ceneri. Cari fratelli e sorelle, il Mercoledì delle Ceneri, questo giorno si caratterizza per il gesto dell'imposizione delle ceneri sul nostro capo, con una parola che ricorda che noi siamo polvere, e cioè che siamo una realtà fragile, che c'è una pochezza dentro l'umanità. E sulla testa noi compiamo questo gesto per dire: pensaci. In questi giorni tutti stiamo pensando che l'umanità è un'umanità debole, fragile, perché lo spavento, la paura per una possibilità di contagio ci mette nelle condizioni di comprendere di più le nostre fragilità. La reazione tante volte però è esagerata, sbagliata, troppa paura. Ci si difende magari accumulando del cibo, magari diventando anche egoisti, pensiamo ad esempio a chi ha approfittato della paura della gente per alzare i prezzi dei beni di consumo. Ecco, allora questa è una mentalità sbagliata e noi dobbiamo proprio ritornare alla nostra testa per cambiare la mentalità. Infatti, mentre si compie il gesto di mettere un po' di cenere sulla testa, si dicono queste parole: convertiti e credi al Vangelo, che dette in un'altra maniera potrebbero suonare così: svuota la testa e riempila di Vangelo. Soprattutto i giovani, che sono ormai abituati con l'informatica, sanno cosa significa resettare, cioè cercare di azzerare tutti i dati delle operazioni che sono già state svolte e ripartire, riattivare il sistema.
In fondo Gesù, quando ha detto questa parola nel Vangelo, voleva dirci che il tempo di Dio è oggi, è adesso. E adesso possiamo cambiare la testa, cambiare la mentalità. Ecco, penso che il gesto di ricevere l'imposizione delle ceneri ci mancherà, perché non potremo in questa giornata viverlo. Ma non ci deve mancare il significato. E vorrei anche proporvi di sostituire questo gesto delle ceneri con un altro gesto, che è quello di prendere tra le vostre mani la Bibbia. Perché questo significa: io voglio cambiare la testa, la mentalità. E come farò? Cercherò di riempirla del Vangelo, della parola di Dio. Mi ricordo che una volta in un monastero ho assistito a una scena che mi ha molto colpito. I monaci hanno pregato con la Bibbia in mano per lungo tempo e poi hanno compiuto un gesto di portare la Bibbia sulla loro fronte, proprio per dire che desideravano che la parola di Dio entrasse così tanto nella loro testa e cambiasse la loro mentalità. Ecco, questo è il gesto dell'inizio della Quaresima. Signore, cambiami la testa perché io possa ragionare secondo il tuo Vangelo. Tutto il senso della Quaresima potremmo riassumerlo in questa frase: Dio trasforma il male in bene. La Quaresima ci porta al Venerdì Santo, il massimo male, e poi ci porta alla Domenica di Risurrezione, il massimo bene. Allora alleniamoci anche nelle circostanze che stiamo vivendo per vedere come Dio trasforma il male in bene. Ad esempio, in questo tempo molti dei nostri comportamenti sono limitati, non possiamo fare alcune cose. Lo facciamo per ottemperare alle indicazioni che le autorità civili e sanitarie ci hanno dato. Lo facciamo con senso di responsabilità, tutti concordi, e lo facciamo anche per rinnovare la fiducia nelle istituzioni che in questo momento lavorano per proteggere, per custodire la nostra collettività. Trasformiamo un'occasione, indubbiamente di crisi, in una opportunità per essere più coesi nella nostra società. Non potremo celebrare l'Eucaristia in questa giornata e anche in questi giorni di emergenza, e questo indubbiamente ci costerà. Non radunarci in chiesa per le nostre assemblee. Credo che quando una cosa ci manca ne possiamo di più anche apprezzare il valore. E perciò in questi giorni il fatto di non poterci trovare tutti uniti in chiesa può farci sentire di più quanto è bello e quanto dobbiamo apprezzare il nostro ritrovarci la domenica, che non diventi mai un'abitudine. Però voglio dire anche che abbiamo un'occasione, che è quella di poter vivere un po' di più un'altra chiesa, che tante volte anche non ci è così forte, chiaro, che appunto è una chiesa, ed è la nostra casa. La nostra casa, la nostra famiglia è una piccola chiesa. Io vorrei dire soprattutto ai genitori, che sono i primi catechisti, i primi sacerdoti dei loro bambini, di fare questo gesto di prendere la Bibbia alla fine della cena, di dire ai loro figli che per questi 40 giorni la Bibbia in casa avrà un posto d'eccezione e che tutte le sere noi leggeremo magari una semplice frase della Bibbia. Credo che questo è un modo di creare assemblea e anche di fare liturgia, cioè di pregare insieme in quella piccola chiesa che è la nostra casa. C'è anche un altro gesto importante, che è quello del digiuno. Anche quello è un gesto che talvolta passa un po' in secondo piano. Vorrei esortare tutti oggi ad apprezzare il digiuno anche dal cibo alimentare, per ricordare che il desiderio, la fame più grande che l'uomo ha è quella di Dio. E perciò anche la preghiera del corpo, che è il digiuno, può diventare oggi una preghiera particolarmente apprezzata. Vorrei darvi appuntamento per domenica. Io celebrerò nella Cappella dell'Incoronata, in Duomo, un'Eucaristia che è per tutta la nostra diocesi un segno della nostra unità,
il popolo mantovano, quando viveva particolari momenti di difficoltà e di crisi, si rivolgeva alla Vergine incoronata come la sua regina, la sua protettrice. Chiediamo aiuto alla Madonna e chiediamo a lei di poter vivere una testimonianza significativa, come testimoni anche di serenità, di pace, di costruzione anche positiva in questi momenti di prova per tutta la nostra comunità. E infine vorrei chiedere ai ragazzi e ai giovani di aiutarmi a diffondere in maniera virale questo video messaggio e magari anche la messa della domenica, soprattutto per aiutare i loro nonni o qualche anziano che non è così abile come loro con i mezzi della tecnica e della comunicazione, perché sarà davvero un modo per poter contaminare di un messaggio di speranza anche le persone che sono vicine a loro. Perciò ragazzi, più possibile cerchiamo di diffondere questo messaggio e soprattutto impegniamoci a cambiare la testa in questa Quaresima con la Bibbia in mano e anche con tanta disponibilità verso le persone che ci sono vicine, perché un momento che potrebbe renderci più egoisti e più chiusi si trasformi invece in un momento in cui siamo più vicini gli uni agli altri, soprattutto a quelli che potrebbero far più fatica a vivere un momento di difficoltà. Buona Quaresima. Torniamo in Assindustria a Mantova per salutarvi. Termina qui infatti la nostra puntata. Ci ritroveremo qui la settimana prossima a quest'ora. Grazie e arrivederci.